per la vittoria, ho fatto la partita che ci aspettavamo avrebbe fatto, dopo l'inizio contratto sono riusciti ad essere aggressivi e ci hanno messo in difficoltà. La mia squadra però è una squadra a cui veramente non posso recriminare niente in termini di volontà, passaggio a vuoto soprattutto fine primo quarto e secondo quarto ovviamente ci è costata la partita. Milano è stata molto più aggressiva di gara 1 a rimbalzo offensivo e questo chiaramente è uno degli elementi dove loro hanno meritato di vincere la partita, perché hanno avuto più energia e più voglia di vincere in alcuni frangenti e questo chiaramente nella partita singola all'interno di una serie fa la differenza. Quindi come dovevamo smorzare gli entusiasmi dopo gara 1, non ci abbattiamo dopo gara 2, siamo 1-1, si torna a casa nostra, ci prepareremo per essere nelle migliori condizioni possibili per affrontare questa gara 3, quindi assolutamente 1-1 per l'accento. È chiaro che noi continuiamo a fare i conti con queste problematiche, Amadi è uno di quei giocatori che, anche se magari non ho citato in altre occasioni, ha giocato sul dolore, ha giocato su dei problemi e purtroppo oggi si è ipotizzato questo problema al piede, quindi adesso cercheremo di valutarne l'entità. È chiaro che togliere un giocatore nella rotazione in un reparto per noi già abbastanza corto e che ci ha tolto anche forse quella aggressività, il rimbalzo offensivo che aveva contraddistinto gara 1, non posso che dire che era meglio averlo. Però ripeto, come abbiamo fatto sempre, chi c'è gioca e troveremo il modo di far rendere chi c'è, e quindi adesso non ho l'entità, non se l'è sentita di rientrare, il piede faceva male, quindi aspetto adesso l'elucidazione dello staff medico fisioterapico e poi faremo i conti.